Primo ospite della giornata è il dottor Luigi Novello, candidato alla regione con la lista Lega Salvini Calabria. Buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti i radioascoltatori. E allora partiamo subito dal suo programma. Lei in questi giorni sta girando in lungo e in largo per parlare di un argomento che tocca davvero l'Alto Tirreno Cosentino ed è l'erosione costiera. Come si può risolvere? Come si deve risolvere? Ma intanto diciamo che sto girando in lungo e largo l'intero territorio, facendo i miei problemi di tutto il territorio. È chiaro che vivendo sul discorso, sono molteplici purtroppo a noi. Vivendo sulla costa tirrenica è chiaro che si esalta di più il discorso vivendo anche dell'erosione costiera. L'erosione costiera è una piaga che secondo me non è stata mai affrontata, non me ne vogliono chi mi ha preceduto con degna considerazione. Sono state sempre fatte delle rappezzature del discorso, diciamo, erosivo, ma mai preso in considerazione con uno studio mirato, preciso ed equilibrato, perché non è tappando il lungomare o la battigia che risolve il problema, è il fenomeno che va studiato, quindi il fenomeno erosivo, e credo che se nel 2020 abbiamo la possibilità di studiare la Luna o altri pianeti, credo che potremmo essere in grado con le nostre intelligenze nazionali, locali, penso più locali, anche il fenomeno erosivo, considerando quelli che possono essere gli oggetti di studio precisi e porli in essere, avendo anche innumerevoli fondi per questa situazione, perché io posso dire che esistono dei fondi già stanziati, perché prima di parlare mi sono anche documentato, ma ancora fermi, non si sa per quale motivo. È chiaro che l'erosione costiera mi sta a cuore perché la vivo, la vedo e la cerco di capire insieme a dei tecnici. Io mi sono preoccupato di andare a scovare il meglio che c'è, almeno secondo le mie considerazioni, tecnicamente con degli ingegneri, delle persone preposte a livello universitario, per capire un attimino quali possono essere i suggerimenti e i consigli per poter creare i presupposti per arginare questo fenomeno, quantomeno farlo nostro. Poi capire come arginarlo. Infatti abbiamo organizzato, qui ringrazio il sindaco di Benedetto Brugge per la disponibilità data e per la sensibilità dimostrata nel quesito post-erosione costiera. Il 14 mattina abbiamo invitato tutti i sindaci fino a Vibo Valentia, per fare un incontro studio, un incontro per capire anche suggerimenti dagli aspetti tecnici comunali, sovraccomunali, verso Benedetto Bruzio alle 11 martedì mattina, c'è questo grande sindaco della costa tirrenica, per capire un attimino come muoverci e fare, scusatemi, forza tutto, perché l'Unione, che se ne possa dire, ha sempre fatto la forza. Poi quando si fa l'errore, quantomeno che si è fatto, è quello di essere politici tuttologi, cioè, nel Ecco. senso che Non io capisco di specializzarsi mare. invece. No, io penso che noi abbiamo delle eccellenze, io penso che il politico, ed è quello che voglio fare, è quello che ho fatto nella mia vita, nella mia attività professionale, voglio circondarmi da professionisti per ogni settore, settore dell'erosione, settore anziani, settore sport, settore caccia, settore agricoltura, settore, cioè non essere tuttologi, basta che portiamo le pratiche al politico e il politico ti spuccia. Non è così, il politico può arrivare ad essere un riferimento, diciamo, burocratico, organizzativo del quesito, ma non è sicuramente un cultore della totalità delle esigenze del territorio. Quindi, se non facciamo un discorso strutturato nelle polivalenze e nell'intelligenza, io ritengo che noi abbiamo molto a che ridire su quelli che possono essere i risultati, e noi oggi ci troviamo in questa situazione. Ecco, c'è chi ha scaricato le responsabilità per il mancato intervento sulle coste calabresi sulla burocrazia, la burocrazia lenta, farraginosa e via dicendo. Lei è d'accordo?
Guarda, è un mio punto cardine del programma politico, sburocratizzare, perché è chiaro che se l'erosione costiera la volevamo combattere, la potevamo combattere quando esistevano gli uffici, per non scendere nel tecnico in quanto non voglio esserlo, sì. Gli uffici di competenza territoriale, regionale, e che avevano il quesito in mano e sott'occhio. Noi adesso dipendiamo da un organo sovraregionale che è Caserta. Io penso che noi abbiamo poco come conoscere i requisiti da Caserta alla nostra costa, cioè devono essere sempre i nostri tecnici. È che purtroppo se non un dirigente che porta un'attività burocratica a livello sostanziale, a livello regionale, per 5, 10, 15 anni arriva a risolvere il problema e poi per una questione non si sa perché viene spostato, o un organo viene spostato, è chiaro che ripartire da zero ci vogliono altri 15 anni per capire come risolvere il problema. Quindi la sburocratizzazione è un mio punto cardine del programma politico, perché io vivo a livello comunale e vi posso garantire che anziché molte volte gli organi sovraccomunali, gli organi di competenza, facendo questi organi appunto sovraccomunali o sovraregionali, cercano di rendere la vita meno burocratica e anche più seguita a livello di altri termini, però ritengo che i tempi non si accorciano ma si allungano, e quindi dobbiamo stare attenti a queste situazioni, diciamo, di riduzione di costi, di situazioni, perché poi si cade nell'inefficienza e poi non è così che possiamo risolvere i problemi.